Le vicende legate alla dominazione normanna nell'Italia meridionale influirono sul corso della storia dell'Europa intera. Attorno all'anno 1000, l'Europa viveva un periodo di relativa pace. Politicamente il continente era frammentato, ma unito dal punto di vista religioso, sotto l'unico credo della Chiesa di Roma. L'Italia meridionale era un crogiolo di culture e civiltà diverse. Terra un tempo greca e poi romana, aveva le tradizioni orientali bizantine che si fondevano con quelle occidentali cattoliche. La situazione politica in Italia era complessa. Il tacco e la punta dello stivale appartenevano all'impero bizantino. Le regioni centrali alla Chiesa di Roma. La Sicilia era in mano araba. Nell'Italia meridionale convivevano longobardi, bizantini e piccoli baroni locali in lotta l'uno contro l'altro. La situazione era davvero confusa. Formalmente, questa parte di penisola apparteneva all'impero bizantino, ma le truppe non erano sufficienti a presidiare il territorio. I primi normanni giunsero in Italia nel 1015. Erano un piccolo contingente giunto dalla Francia in occasione della rivolta anti-bizantina guidata da Melo, un nobile pugliese. Fu questi ad assoldarli e a far balenare loro la possibilità di scacciare i bizantini e di impossessarsi delle loro terre. Alcuni entrarono così al servizio dei signori locali e chiamarono altri compatrioti come rinforzo. Uno dei primi normanni che si inserì nelle lotte fra dinastie locali fu Rainolfo Drango. Egli intuì che avrebbe potuto ottenere generose ricompense appoggiando i signori italiani. E così avvenne. Rainolfo ricevette la contea di Aversa, che nell'undicesimo secolo era un centro strategicamente importante. Fu l'inizio della penetrazione normanna in Italia meridionale. Molti normanni seguirono Rainolfo. Fra essi, i figli di un aristocratico originario di Hauteville, un paese nella bassa Normandia. Tancredi d'Altavilla apparteneva alla piccola nobiltà e le sue modeste proprietà si trovavano nei pressi di Cherbourg. La sua famiglia era molto numerosa. Aveva 12 figli maschi e un numero imprecisato di figlie femmine. Ovviamente non disponeva di terre sufficienti da lasciare in eredità. Ecco perché i suoi figli, come molti altri giovani figli cadetti, lasciavano la loro casa in cerca di fortuna. L'Italia offriva ai normanni buone opportunità. Gli Altavilla si stanziarono a Melfi, vi costruirono un castello e governarono la città con pugno di ferro. Erano avventurieri, mercenari che offrivano i loro servigi al miglior offerente, ma alcuni di loro dimostrarono grande intuito politico. Uno dei fratelli Altavilla non si accontentò del piccolo feudo di Melfi, aveva progetti grandiosi. Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, ottenne grandi successi. Dimostrò di essere un leader politico abilissimo. Fu un condottiero geniale. È paragonabile a Giulio Cesare e a Napoleone. Se non fosse morto di febbre tifoidea durante una spedizione contro l'impero bizantino, forse avrebbe conquistato Costantinopoli. La storia dell'Europa e del mondo cristiano sarebbero cambiate. Roberto il Guiscardo riuscì a sfruttare a suo vantaggio il malcontento e le rivalità esistenti nell'Italia meridionale. Da Melfi avanzarono verso nord, minacciando la costiera amalfitana. Le autorità religiose invocarono il Signore affinché li liberasse dall'ira dei normanni. L'esercito messo insieme dal Papa in quell'occasione era scarsamente armato e male addestrato. I normanni lo sconfissero facilmente. Quando Papa Leone IX seppe che il Guiscardo avanzava implacabilmente verso Roma, lo accusò di voler colpire Cristo, la sua Chiesa e il Papato. Il pontefice cercò di trovare degli alleati. Il rapporto fra i normanni e il Papa è molto complicato perché all'inizio sono visti come una minaccia. Nelle fonti ecclesiastiche dell'Italia meridionale si parla di maledetti normanni. Leone IX proclamò una guerra santa contro di loro e sperò nell'aiuto divino. I normanni, invece, erano convinti che Dio sostenesse la loro causa. Nella battaglia di Civitate del 1053, l'esercito papale subì una pesante sconfitta. I capi normanni, abili diplomatici, dapprima fecero sorprendentemente atto di sottomissione al pontefice, implorando addirittura il suo perdono.
Poi però lo tennero prigioniero per 8 mesi a Benevento. Per raggiungere i propri obiettivi nell'Italia meridionale, il papato aveva bisogno di alleati dotati di un potente esercito. Pur riluttante, Leone IX si accordò con i Normanni. Con tali guerrieri al proprio fianco, la Chiesa avrebbe potuto strappare l'intera Italia meridionale al dominio bizantino. I Normanni, dal canto loro, cercarono di dimostrare la loro devozione alla Chiesa prodigandosi nella costruzione di edifici sacri. Avviarono un progetto di ricostruzione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Venosa in Basilicata. Nella chiesa normanna, benedetta da Papa Niccolò II, vennero sepolti i capostipiti della famiglia Altavilla. Il sud della penisola era diviso in 3 grandi blocchi, Sicilia, Calabria e Puglia. Al papato faceva comodo che queste regioni rimanessero separate e politicamente in contrasto. I Normanni, invece, puntarono a creare un potente stato unitario. Per questo il pontefice tentò di ostacolare i loro disegni, ma senza successo. Durante il concilio di Melfi del 1059, il Papa nominò Roberto il Guiscardo duca di Puglia e di Calabria. Gli promise anche la Sicilia, una volta che i Normanni l'avessero liberata dal dominio arabo. L'Altavilla prestò giuramento di fedeltà al Papa. Da acerrimo nemico, divenne il più fedele alleato della Santa Sede. Gli fu affidato anche il compito di liberare l'Italia meridionale dalla presenza bizantina secondo il volere papale. Parte dei domini greci in quelle regioni si erano trasformati in ducati ereditari, orientali per lingua, cultura e religione. Il Papa, di fatto, aveva attribuito ai Normanni la potestà su terre che non gli appartenevano. In questa parte dell'Italia, il rito cristiano orientale era molto diffuso. Il patriarca di Costantinopoli affermava il diritto a imporre la propria visione della fede nei territori bizantini della penisola. I Normanni continuavano a occupare terre erodendo i confini dell'impero bizantino. Il patriarca rispose violentemente agli attacchi avversari. In Puglia, ad esempio, l'espansione normanna provocò scontri sanguinosi. Bari, l'ultima roccaforte bizantina, scelse di opporsi agli invasori, ma se ne pentì amaramente. La caduta di Bari sancì la fine del dominio bizantino in Italia. A ricordo dell'avvenimento fu edificata un'imponente cattedrale. In questa cattedrale la scultura rappresenta visivamente il debito della Chiesa verso i Normanni. Essi furono un forte sostegno per il papato. Usarono metodi poco consoni a un buon cristiano, ma riuscirono a strappare l'Italia meridionale ai bizantini. Esaltato dai successi riportati dai Normanni, il Papa inviò una delegazione a Costantinopoli con il compito di ribadire i diritti della Chiesa di Roma sull'Italia e la sua supremazia in materia di fede. I rapporti, già tesi, si incrinarono. Uno dei legati papali scomunicò il patriarca greco. Questi, a sua volta, scomunicò il pontefice. Ne seguì una frattura profonda, uno scisma fra cattolici e ortodossi a tutt'oggi mai sanato.
L'avvento dei Normanni aveva turbato non poco lo stato pontificio. I papi erano preoccupati dalla facilità con cui questo pugno di cavalieri mercenari senza terra, provenienti dal nord della Francia, si andava impossessando di quello che rimaneva, nell'Italia meridionale, dei domini longobardi e bizantini. Inizialmente il papato aveva cercato di contrastare in tutti i modi l'ascesa dei figli di Tancredi d'Hauteville. Ma nel 1059 il Papa Niccolò II si era trovato costretto a cambiare strategia. Aveva concesso a Roberto d'Altavilla, detto il Guiscardo, il titolo di Duca di Puglia e di Calabria e gli aveva affidato la missione di liberare la Sicilia dalla dominazione musulmana, conferendogli anche l'investitura come futuro Duca dell'isola. Quel momento in poi hanno una forte legittimazione, grazie appunto al sostegno del Papa, vengono investiti della contea di Sicilia da conquistare e ricevono anche un privilegio molto particolare, quello di essere rappresentanti legati del Papa in Sicilia, in questa terra musulmana da conquistare, e di poter nominare i vescovi della Sicilia, quindi un controllo non solo sulla parte militare e politica, ma anche su quella religiosa. Nell'isola si viveva una situazione confusa. I contrasti fra arabi e bizantini avevano lacerato questa terra. L'anarchia e le tensioni ne avevano indebolito l'economia, potenzialmente florida. La conquista della Sicilia fu una tappa decisiva dell'espansione normanna nel sud. Ci sono molti motivi per cui i normanni intraprendono questa difficile conquista della Sicilia. Il primo motivo è che è una terra ricca. Due secoli di dominio musulmano ne hanno fatto una terra ricca con nuove colture, dallo zucchero allo zafferano al cotone e soprattutto il grano. La Sicilia rappresentava un'opportunità straordinaria. I giovani normanni avrebbero potuto costruirsi un futuro. Perciò molti di loro abbandonarono la Normandia. Piazza Armerina si trova nel cuore della Sicilia. Ogni anno gli abitanti ricordano le loro antiche origini normanne.
Una manifestazione in costume celebra l'arrivo dei normanni e la liberazione dal dominio arabo. Gli uomini del nord riuscirono a sconfiggere gli arabi grazie alla loro forza militare, ma un altro fattore ebbe un peso determinante. Erano convinti di essere sostenuti da Dio. Dopo l'assedio di Palermo, guidato da Ruggero d'Altavilla, l'isola venne conquistata, ma non vi furono saccheggi, violenze e rapine. Ruggero aveva dato prova in passato di grande crudeltà. In questa occasione, invece, dimostrò di possedere saggezza e diplomazia. Con gli arabi scelse infatti una linea meno dura e offrì loro condizioni di resa molto generose. Quando il fratello del Guiscardo, Ruggero I d'Altavilla, conquista l'isola, riceve come ringraziamento da Papa Urbano II il più straordinario dei privilegi, quello della legazia apostolica. Di fatto, il conte di Sicilia e i suoi successori assumevano il ruolo di legato pontificio con poteri che prima d'allora spettavano solo al Papa. Ruggero si impegnò a fondo nelle trattative. Era consapevole che in Sicilia i normanni erano una minoranza. La popolazione locale era di origine greca o araba. La conquista non poteva ridursi a un'occupazione militare. I normanni non erano in numero sufficiente. Bisognava cercare la collaborazione dei locali. Ruggero ebbe un'eccezionale lungimiranza politica, cosa straordinaria nell'undicesimo secolo. Comprese che avrebbe dovuto mirare alla cooperazione e alla convivenza pacifica tra popoli di origini, religione e cultura completamente diverse. Alla città di Palermo vennero risparmiate repressioni violente e sanguinose, una sorte che invece subirono molti altri luoghi del Mediterraneo. Ruggero d'Altavilla e Roberto il Guiscardo erano devoti cristiani, ma accettarono la presenza in Sicilia di religioni e riti diversi. Il Papa, però, non condivideva questo atteggiamento tollerante. Avrebbe desiderato una linea politica più rigida. Ruggero sostenne la piena libertà di culto per i cristiani di ogni rito. I musulmani continuarono ad adorare liberamente Allah. Questa libertà religiosa era un fatto straordinario nel mondo medievale.
la Chiesa di Roma aspirava a imporre la propria autorità in tutto il mondo conosciuto. Questo ideale di potere guidò l'operato di un monaco, Ildebrando di Soana, destinato a giocare un ruolo fondamentale nella lotta fra papato e impero. Nel 1073 il popolo di Roma lo acclamò papa con il nome di Gregorio VII. A San Giovanni in Laterano sono custodite reliquie degli apostoli Pietro e Paolo. Fu proprio il primato di Pietro ad ispirare l'opera di riforma pontificia. La dottrina gregoriana della Chiesa è enunciata in un elenco di 27 brevi affermazioni. Il cosiddetto Dictatus Pape. Nessuno può giudicare il Papa. La Chiesa di Roma è infallibile e non cadrà mai in errore sino alla fine dei tempi. Solo il Papa può deporre o reintegrare i vescovi. A lui solo è lecito promulgare nuove leggi, creare nuovi episcopati e dividere quelli vecchi. Nessun sinodo può essere dichiarato generale e nessun articolo canonico senza la sua autorizzazione. Il Papa può deporre l'imperatore. Può sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltà verso i principi. Tutti i principi devono baciare i piedi soltanto al Papa. Lo scontro con l'imperatore Enrico IV fu inevitabile. Avvenne nel 1076. L'imperatore sfidò apertamente il pontefice procedendo alla nomina di alcuni vescovi e abati in Germania e nell'Italia settentrionale. In seguito all'opposizione papale, l'imperatore lo accusò di essere stato eletto irregolarmente e lo depose. La risposta del pontefice fu durissima. Dichiaro deposto dal trono Enrico IV. Egli non regnerà più sulla Germania e sull'Italia. Sciolgo i sudditi dal giuramento di fedeltà a lui prestato e lo condanno a perpetuo anatema. Gli avversari del sovrano colsero l'occasione per ribellarsi. La situazione era critica. Enrico scese in Italia e si recò in penitenza dal Papa presso Canossa, sull'Appennino reggiano. Gregorio VII lo fece attendere in mezzo alla neve. Quando finalmente accettò di incontrarlo, l'imperatore dovette baciare la staffa del suo cavallo in segno di mortificazione. Il Papa forse pensò di aver avuto la meglio, ma non fu così. Enrico IV, umiliato, covò rancore e tramò vendetta. 6 anni dopo assediò Roma e depose il pontefice, costringendolo a lasciare San Pietro e a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo. Rinchiuso all'interno della fortezza, il Papa poteva contare su pochi alleati. Anche una parte del clero pensava che Gregorio VII avesse imposto riforme troppo rigide destinate a fallire. Il pontefice si affidò nuovamente ai Normanni. Solo loro avrebbero potuto liberarlo. Essi scacciarono le truppe imperiali da Roma. Per vendicarsi di coloro che avevano tradito il Papa, distrussero durante i combattimenti ogni cosa al loro passaggio. Parte della città fu data alle fiamme. I Romani si ribellarono contro il Papa e i Normanni. Il pontefice fu costretto a lasciare Roma. Trascorse il resto dei suoi giorni in esilio a Salerno, in territorio normanno. Molti gioirono dell'allontanamento del Papa. Esso ormai viveva in una sorta di prigionia dorata, protetto dai suoi alleati. Fino all'ultimo, però, Gregorio conservò un atteggiamento sicuro di sé. Le sue ultime parole furono: «Amai la giustizia, odiai l'iniquità, perciò muoio in esilio». Le sue spoglie non vennero traslate a Roma, in San Pietro. È sepolto nella cattedrale di San Matteo, a Salerno. Gli Altavilla, suoi fedeli alleati in vita, sembrano vegliarlo anche nella morte. Thank you.
Thank you.
Thank you.